Serve Maffei, poi Bonseri, Traversone, colpo di testa in gol da parte di Catta, impatto davvero puntuale e preciso, vi mercatese in vantaggio dopo 4 minuti e mezzo. Attenzione al mezzo pasticcio in area di rigore da parte della Vimercatese, occhio al doppio intervento nell'area dei neri di casa, proteste del Brugherio, 10:44, materiale per la Moviola. Panin sulla destra, servizio per Ghidoni, il traversone, secondo palo, non arriva poi in spaccata. La deviazione di Lemma sul ponte praticamente di Fumarolo. Maestroni rilancia praticamente su Maffei, Geda si fa ingolosire dal tiro, poi serve Cesana, area di rigore, Cesana, pallone di ritorno per Geda che alza sopra la traversa il suo destro in girata. Tutto pronto per la battuta del Brugherio con la conclusione direttamente in porta da parte di Fumarolo, pallone fuori controllato da Perego. Ambrosoni a spazio Maffei, poi la conclusione con il gol da parte di Bonseri. Il destro di Bonseri è andato a baciare la parte interna del palo alla destra di Maestroni, raddoppio della Vimercatese, 35esimo del primo tempo. Geda libera di testa Cesana, attenzione, slalom di Cesana, 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 e poi il tiro con il sinistro respinto da Maestroni. Ambrosoni, poi Bonseri che gira dopo tentativo in acrobazia di Venza con la palla respinta dalla difesa del Brugherio. Attenzione al pallone buono per Sircana che incrocia con il destro gol, la rete del 2-1 riapre i giochi il Brugherio quando siamo entrati adesso nel decimo minuto della ripresa. Vimercatese Brugherio 2-1 adesso. Palla ancora buona per il destro di Ghidoni, si tuffa Perego, non tocca, ma il Brugherio è andato davvero vicinissimo al 2-2, ventesimo del secondo tempo. Fumarolo, il traversone, Perego con i pugni, Venza a terra, Baldo ci prova con il sinistro, pallone che Beretta lascia sfilare, Perego in presa bassa. Attenzione a Fumarolo, il dialogo con Beretta, Ambrosoni che interviene, Sircana che è in posizione irregolare, gol straordinario di Sircana, tutto invalidato dalla bandierina di Annoni, si resta sul 2-1. Alde sulla sinistra, intanto Fumarolo ancora, palla dentro, attenzione al palo di Canevari, ancora la bandierina dell'assistente che rende vano tutto, ma il Brugherio attacca e come si attacca. Mauro allarga per Sanzeni, Sanzeni limite dell'area con il sinistro debole. Occhio al sinistro di Alde che chiama Maestroni, davvero alla parata difficilissima, conclusione al volo straordinaria di Alde.
Ed ecco qua, 51-20, il triplice fischio del direttore di gara dopo il pareggio all'esordio contro l'Albino Gandino. La Vimercatese batte il Brugherio per 2-1, conquistando la prima vittoria stagionale, dunque i 3 punti di questa annata. Brugherio ancora sconfitto dopo il 4-0 interno contro lo Giono. Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, però poi la ripresa l'abbiamo condotta in lungo e in largo. Secondo me siamo stati anche un po' penalizzati da qualche decisione, il gol annullato e il rigore secondo me erano sacrosanti. Però c'è da dire che abbiamo raccolto molto molto meno di quello che potevamo raccogliere, ecco. Ripeto, anche se il primo tempo non mi è piaciuto, è stato altamente negativo, però non siamo neanche fortunatissimi, ecco. Quantomeno un pari era giusto. Ma guarda, noi adesso abbiamo anche qualche giocatore importante fuori, chiaramente veniamo da un mercoledì di Coppa fatto benissimo, dove abbiamo battuto il Verbano 4-2 e speravo che servisse un po' come autostima, come morale, visto l'inizio col Nibion. Oggi purtroppo il risultato ci dice ancora contro, niente, dobbiamo lavorare, perché comunque rimango convinto della bontà di questo gruppo. La sofferenza di questo 2-1 è una sofferenza frutto del primo tempo, che non abbiamo chiuso la partita, perché meritavamo molto, molto di più di 2 gol e quando i gol sono da fare bisogna essere cattivi e chiudere le partite. Poi il secondo tempo ci sta che la squadra avversaria ha una grande reazione, tu sbagli e prendi un gol sbagliando un po' di cose che ne parleremo in settimana, e poi dopo ovvio che soffri, perché l'eccellenza non regala niente, sono tutte partite tirate e a volte gli episodi fanno la differenza. Beh, ma l'anno scorso è un anno passato, però è chiaro che non dobbiamo dimenticarcelo, soprattutto da dove veniamo e quello che dobbiamo fare per fare bene in questa categoria. Lavorare, mettere giù la testa e dare sempre il massimo, dal primo all'ultimo, non c'è nessuno che è escluso. Tutti devono fare un grande sacrificio, un grande lavoro per la squadra. È bello, torno a vincere in eccellenza, molto bello e sono soddisfazioni, ma io sono contento non solo per me, sono contento per la società, per i ragazzi, perché stanno lavorando veramente bene. Poi i risultati a volte vengono e a volte non vengono, però in settimana non gli si può dire niente a questi ragazzi perché stanno dando il 150%. Fondamentali questi primi 3 punti, aveva detto il mister anche prima della partita, che se vinciamo questa qua era un buon passo avanti. Sì, molto bene, la squadra è una bella squadra, posso solamente imparare da uno come Jedi, che gioca alle spalle di me e se perde qua anche Cesana. Siamo una bella squadra, possiamo fare qualcosa quest'anno. No, non manca, anche Ayub è un grandissimo giocatore, secondo me è veramente forte. Gli altri gol, sono contento, ma è importante che arrivano i punti con la squadra, quella è la prima cosa. Poi se vengono i gol meglio ancora. Doppia cifra all'inizio e poi si vedrà.